Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava fra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così», disse: «demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà?» Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Sorelle e fratelli carissimi, domenica scorsa con il Vangelo del Padre Nostro Gesù ci ha fatto volare veramente alto, e anche il tema in cui si inserisce il Vangelo di oggi, il contesto nel quale ci troviamo, è un contesto bellissimo, il tema è importante. Gesù sta dicendo alle persone che lo ascoltano: fidatevi di Dio, non temete di chi vi può perseguitare, di chi addirittura attenta alla vostra vita. Dio, che si preoccupa dei gigli del campo e degli uccelli del cielo, quanto più si preoccuperà di voi. Voi valete più di molti passeri, voi siete importanti davanti agli occhi di Dio. E mentre Gesù parlava di queste cose, interviene una persona senza nome, un uomo, come lo definisce il Vangelo, che potremmo dire a gamba tesa fa una domanda a Gesù, chiede un intervento di Gesù, ma non per qualcosa di molto importante dal punto di vista dei valori, dal punto di vista dei contenuti. Chiede a Gesù di intervenire sull'eredità. Evidentemente lui era un fratello minore, il suo fratello maggiore stava dividendo l'eredità e non stava evidentemente facendo le cose nel modo giusto. Perciò questo uomo chiede a Gesù di intervenire per dire al fratello, e glielo chiede con un imperativo: di subito a mio fratello che divida per bene l'eredità. Appunto, questo uomo chiede a Gesù di intervenire sulla divisione dell'eredità. È un'esperienza che accomuna un po' tutti, tutti gli uomini, tutte le donne, di ieri e di oggi, prima o poi si trovano a fare i conti con la divisione dell'eredità. Si sta insieme con i propri genitori, si è uniti, li si va a trovare. Quando però i genitori non ci sono più, quando i genitori muoiono, ecco che lo stare insieme diventa più problematico. Ognuno si preoccupa un po' di più della sua famiglia, del proprio coniuge, dei propri figli, e specialmente quando ci sono da dividere le cose, i beni, quelle cose che sono da dividere spesso dividono i fratelli e le sorelle. I beni diventano la realtà per la quale si litiga e si questiona. Quell'uomo andò da Gesù, ma ancora oggi succede che alcune persone si rivolgono anche a noi sacerdoti perché possiamo mettere una buona parola nella divisione delle cose, perché le cose vengano fatte nel modo giusto. Gesù non interviene sul caso specifico, a lui non interessava risolvere precisamente quella situazione. Gesù va all'origine del problema. Gesù
invita le persone a domandarsi perché succedono queste cose, perché ci si preoccupa tanto dei beni e tanto poco del bene di ciascuno di noi, delle famiglie, delle persone che sono coinvolte. E sembra quasi che Gesù ci voglia dire: a voi interessano i beni, al mio Padre, a Dio mio e Padre mio e Padre vostro interessa il bene di ciascuno di voi. E quindi ci invita a ragionare diversamente. Infatti, tutte le volte che Gesù si era occupato di eredità, era sempre in riferimento alla vita eterna. Un notabile, un giovane ricco, gli domandano cosa devono fare per ereditare la vita eterna. E Gesù dice loro cosa devono fare, parlando ai suoi discepoli e mettendo in evidenza quello che avevano lasciato. Gesù disse: a voi che avete lasciato case, campi, famiglia per seguire me, in mio nome, il Padre vi darà il centuplo qua giù e in eredità la vita eterna. Ma delle cose materiali non si è mai voluto interessare Gesù, e non lo fa nemmeno questa volta. Quali sono i suggerimenti che Gesù dà a questo uomo e quindi a ciascuno di noi? Primo suggerimento: ricordati che la vita ha un inizio e una fine. Tutti i verbi che utilizza questo uomo della parabola, il protagonista della parabola, sono tutti verbi al futuro, come se la sua vita non dovesse mai avere fine. Ma anche noi ragioniamo così, anche noi ci comportiamo in questo modo, parliamo, pensiamo, agiamo come se la nostra vita non finisse mai. Dimentichiamo ciò che dice il Salmo 90: gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, passano presto e noi ci dileguiamo. Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e noi giungeremo alla sapienza del cuore. Quindi la prima cosa che Gesù dice a quest'uomo e a noi: imparate a contare i vostri giorni, imparate a capire che c'è un inizio ma c'è anche una fine. Arriva un time out finale nel quale noi siamo chiamati a lasciare questa terra. E come dice San Paolo nella prima Timoteo: in questa terra nulla abbiamo portato e da questa terra nulla ci potremo portare via. Sapere questo è davvero fonte di una grande saggezza. La seconda cosa che Gesù suggerisce a quest'uomo e quindi anche a noi è che i beni non possono essere utilizzati solo per noi stessi. I beni ci sono perché possano essere condivisi, perché si possa essere solidali con gli altri. Mentre nel Padre nostro Gesù ci aveva aperto alla prospettiva del tu, alla prospettiva del tuo, alla prospettiva del nostro, Padre nostro, il tuo nome, il tuo regno, il nostro pane quotidiano, questo uomo, il protagonista della parabola, è ossessionato dall'io e dal mio. 59 parole compongono questa parabola, ben 14, un quarto, sono riferite a io e mio. Saprò io cosa fare, io farò, io demolirò, io costruirò e poi metterò i miei beni, il mio grano, la mia vita, la mia anima. L'unica cosa che interessava a questo protagonista della parabola era lui stesso e le sue cose. Non aveva occhi per le cose degli altri, per il mondo, per la creazione, e soprattutto non aveva occhi per vedere le persone intorno a sé. Infatti quest'uomo è solo, è lui che parla fra sé e sé e dice: ecco cosa farò, mi riposerò, mangerò, berrò, mi divertirò. Scopre
che nella vita ci si può riposare, si può mangiare, si può bere, ci si può divertire solo al termine della sua vita, diremmo noi, quando è andato in pensione. Lungo tutto l'arco della sua vita egli non lo aveva mai fatto tutto questo. La sua unica preoccupazione era stata accumulare, accumulare, accumulare. Saprò io cosa farò. Solo se stesso. Questo uomo è da solo anche in quel momento. Non si parla di moglie, non si parla di figli, non si parla di servi, di operai che certamente dovevano esserci, ma che non sono mai presenti. Non si parla di vicini, non si parla di amici con cui condividere anche quella gioia e quella bella vita che questo uomo avrebbe voluto fare. E soprattutto il termine della vita di questo uomo giunge di notte. È come se nella sua esistenza fosse stato sempre buio e quindi al buio la sua esistenza terminava. Mentre invece se quelle ricchezze fossero state condivise, allora ci sarebbe stato il sole nella sua esistenza, avrebbe brillato la luce nella sua vita, sarebbe stato circondato da persone e avrebbe vissuto sempre nella gioia e in relazioni significative, piene di senso per la sua vita. Ma poi questo uomo non solo non aveva dato spazio alla creazione e alle altre persone, non aveva dato spazio nemmeno a Dio. Nella sua vita non c'era stato posto nemmeno per Dio. Aveva accumulato per sé, non aveva pensato a costruirsi un tesoro davanti a Dio. Aveva costruito un idolo che erano i suoi beni, che erano le ricchezze, e non vedeva altro che loro, le ricchezze, e lui che si rifletteva in loro. C'era infatti un piccolo raccontino che andava di moda fra i rabbini al tempo di Gesù. Un rabbino stava parlando delle ricchezze, dell'eredità, mettendo in guardia i suoi discepoli da questo, come appunto stava facendo Gesù con questa persona e con chi lo stava ascoltando. E il rabbino dice a un discepolo: vai alla finestra e dimmi cosa vedi. L'uomo va alla finestra e dice: vedo una bellissima giornata di sole, dei campi fioriti, vedo dei campi in cui ondeggia il grano e vedo tante persone che passano per strada, due giovani che si tengono la mano felici e si scambiano dei baci, una mamma che passeggia con il suo bambino, un uomo che va a lavorare con il suo asino nei campi. Il maestro dice: bene, siediti. Prende dell'argento, in ebraico con la stessa parola si indica sia l'argento che il denaro, va al vetro della finestra e lo dipinge con l'argento. Naturalmente non si vede più nulla fuori, perché quella finestra faceva l'effetto di uno specchio. E il maestro dice al discepolo: adesso vai alla finestra e dimmi cosa vedi. Il discepolo va alla finestra e dice: vedo solo me stesso. E il maestro disse a quei suoi discepoli, così come Gesù a questo uomo e a chi lo ascoltava: se voi avete le ricchezze soltanto davanti agli occhi, voi non vedete più nulla se non voi stessi. Gesù non sta dicendo che le ricchezze sono qualcosa di negativo. Noi oggi ci troviamo in mezzo a un campo che è stato mietuto, è stato raccolto il grano e è stato portato nei granai, nei magazzini, proprio come voleva fare il protagonista della parabola. Gesù sta dicendo che la ricchezza può diventare pericolosa se da strumento la trasformiamo in fine, se da cosa che serve per la relazione e per la vita la trasformiamo nel fine stesso della nostra vita. Gesù ci dice: fate attenzione, guardatevi. È proprio preoccupato Gesù di quello che potrebbe succedere alla nostra esistenza, perché, come ci dirà la prossima domenica, dove è il nostro tesoro, là sarà anche il nostro cuore. E quindi ci invita a procurarci delle
dei contenitori che non si rovinano, che i ladri non possono rubare e che la tignola non può distruggere. Ma di questo ne parleremo la prossima volta. Da questa domenica impariamo il buon uso dei beni per avere sempre più a cuore il bene della nostra vita e della vita delle persone che ci sono vicine.